Uomini e donne Throne Over, tre bugie e verità e... Martedì 4 dicembre 2018, puntuale alle 14.45 su Canale 5, torna una nuova attesissima puntata di Uomini e donne. Secondo appuntamento della settimana dedicato alle vicende del Throne Over. Dopo la puntata di lunedì dedicata alla protagonista indiscussa del parterre femminile, Gemma Galgani, è il momento di scoprire cosa è successo in settimana agli altri protagonisti senior. Nella puntata odierna al centro dello studio ci sarà Barbara De Santi. Il cavaliere Alessio rivelerà di aver incontrato la dama dopo che quest'ultima era stata a cena con Andrea. Durante la cena pare che tra Barbara e Andrea ci siano stati lunghi abbracci e baci appassionati. Barbara però darà un'altra versione dei fatti e spiegherà in di aver incontrato il cavaliere solo per compassione e infine affermerà con veemenza la sua verità, opposta a quella del cavaliere. Alessio però racconterà di essere uscito in esterna anche con Valentina e di aver scambiato con lei bacio a stampo. Ma anche la dama romana affermerà che la versione di Alessio è frutto della sua fantasia. L'unica ad ammettere di un bacio con Alessio sarà Luisa. Vista l'intricata situazione, Barbara deciderà di alzarsi e lasciare la sua posizione. L'opinionista Gianni Sperti, a sorpresa, affermerà di non credere alla De Santi, ma piuttosto alla versione di Alessio. Dove eravamo rimasti e... Lunedì 3 dicembre 2018 alle 14.45 su Canale 5 torna una nuova attesissima puntata di Uomini e Donne, l'amatissimo dating show di Maria De Filippi. Tornano le avventure del Throne Over e del parterre femminile e maschile. Sarà una puntata come sempre ricca di colpi di scena, ma anche di importanti decisioni. Protagonista indiscussa del lunedì, ormai noto sul web come Gemmedì, sarà sempre lei, la dama torinese Gemma Galgani. La donna dopo diversi tira e molla, titubanze e litigi, deciderà di avvicinarsi a Rocco Fredella, il cavaliere che è giunto a settembre 2018 in trasmissione con l'intento di corteggiarla. La dama torinese, infatti, ha deciso di chiudere la sua frequentazione con il cavaliere Paolo perché non è scattato il sentimento che credeva potesse esserci. La decisione di Gemma, ovviamente, accenderà la reazione di Tina Cipollari, da sempre antagonista della dama, e tra le due andrà in scena un nuovo siparietto tras. Maria De Filippi sbotta a Uomini e Donne, io ti avrei mandato a quel paese. Maria De Filippi senza filtri. La conduttrice di Uomini e Donne, ultimamente, è intervenuta in alcune questioni che si sono aperte nel Throne Over. Dopo aver difeso un cavaliere dalle parole della dama Angela, questa volta la De Filippi ha avuto da ridire circa il comportamento di David Scarantino, conosciuto in TV grazie alla storia non storia con Valentina Mariano. Il cavaliere, ancora indeciso tra le due spasimanti Pamela e Cristina, sta tenendo il piede in due scarpe. Durante la puntata Pamela si è arrabbiata con David perché le ha nascosto che si stava vedendo con un'altra. Inoltre durante un ballo il cavaliere era indeciso con quale dama danzare. Vedendo Cristina un po' in sofferenza, ha scelto quest'ultima ma subito dopo è tornato a conversare con l'altra. Una decisione che ha fatto salire il sangue al cervello a Maria De Filippi che non ha perso tempo a dire la sua. La conduttrice è intervenuta rimproverando Scarantino.
l'ira di Maria De Filippi. Io rimango basita dal fatto che voi state lì a pensare se rispondergli. Io l'avrei già mandato a quel paese. Invece voi e nessuna delle due, queste le parole della De Filippi che si è scagliata contro le due dame, chiedendo loro indirettamente cosa stanno facendo ancora con David, date tutte le lamentele dell'ultima puntata. David si è subito difeso, ed ha risposto, ribalto quello che hai detto, dovrei essere io a mandarla a quel paese visto che continua a dirmi sempre non lo so. Io invece, le sto dicendo di andare avanti. Come andrà a finire la storia? Let it go.